Professor Rainer, per lei cosa ha rappresentato la Brexit per l'Unione Europea? Io credo che questa sia una questione più ampia, un sintomo di una crisi più ampia all'interno dell'Unione Europea. C'è un'ascesa del populismo, un'ascesa dell'euroscetticismo, Marine Le Pen che è un contendente molto forte per le presidenziali francesi, e il Regno Unito ha manifestato questo sintomo in questo modo. Una parola che rappresenta secondo lei il futuro? Cercare di dare una nuova spinta alla crescita dell'Unione Europea, ma abbiamo bisogno delle istituzioni per portare avanti questa crescita. Professor Recchi, secondo lei Brexit o integrazione? Il Brexit c'è, l'integrazione è a rischio. Io ho fiducia che ci sia uno scatto d'orgoglio dell'Europa nel 2017. Uno scatto in velocità o uno scatto per modo di dire? Uno scatto ci sarà. Ci deve essere per il bene dell'Europa, per il futuro dell'Europa? Ci sono troppi eventi importanti che stanno per avvenire e qualcosa cambierà sicuramente. Se ci sarà un cambiamento, da quale Stato in particolare lei se lo aspetta? Il colpo di reni? La Francia è al centro del gioco adesso, con le elezioni di maggio, e la Francia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Lì si gioca veramente la partita più importante, forse più importante persino del Brexit. A partire insomma da questa Brexit, una parola che rappresenta il futuro anche per l'Europa? Immaginazione. La nostra regione ha ancora qualcosa da dire in temi di politica internazionale, vista la sua posizione, come la vede? La nostra regione, credo come sistema tutte le regioni europee, hanno qualcosa da dire in relazione alle questioni internazionali ed europee in particolare. Europee perché la Brexit segnala un malessere dei territori, un malessere che si è manifestato con un voto. Credo che vada recuperato a livello dell'Unione Europea il confronto con le comunità locali, il confronto con il sistema delle regioni, delle città, comprendendo di più lo stato d'animo, le desiderate, le tesi della popolazione e in generale del livello di base della rappresentanza e della dimensione europea, quindi un'Europa meno stati, un'Europa meno finanza, un'Europa meno burocrazia, un'Europa più integrazione, più collaborazione, più relazione appunto fra le diversità e i territori che la compongono. Noi siamo presenti ovviamente nel dibattito europeo, nelle istituzioni laddove siamo chiamati, ricordo che questa regione esprime anche 2 europarlamentari, la mia presenza in Comitato delle Regioni assieme al collega Mottardo, che si collega anche lui in Comitato delle Regioni, assieme alla presenza del governo regionale che attraverso le proprie uffici di rappresentanza condivide quelle che sono strategie e obiettivi. E poi una dimensione più internazionale legata a quella che è un ulteriore imperativo che abbiamo, cioè la cooperazione e lo sviluppo, la cooperazione con i paesi a noi intorno, perché la nostra stabilità, il nostro benessere, il nostro futuro non può che passare attraverso una convinta collaborazione, una convinta stabilizzazione dei paesi che ci sono a noi intorno e che oggi creano anche alcune questioni, migranti in particolare. Una parola sola per immaginare, descrivere il futuro? Beh, il futuro non è un futuro facile, sicuramente. Ma in una parola? In una parola, impegno. Là del suo ruolo, comunque lei è una persona molto giovane, come vive una persona insomma del suo target questo momento per l'Europa? Beh, sicuramente un momento complesso, perché dopo anni di spinte profondamente neoliberiste all'interno dell'economia europea siamo arrivati a un forte punto di rottura in cui la polarizzazione e le grandi disuguaglianze che viviamo hanno portato una reazione molto forte, reazione che è stata canalizzata dall'estrema destra in molti paesi. Appunto, il caso del Brexit è abbastanza emblematico, quello che è successo negli Stati Uniti con Trump avrà ovviamente un influsso sulla vita europea, e poi adesso aspettiamo le elezioni francesi per vedere quello che succede. Sicuramente è un periodo di grande instabilità, però non bisogna fare l'errore di guardare con moralismo e con, come dire, con mancanza di sguardo critico a quello che sta succedendo alle classi popolari e alle regioni per le quali queste persone votano per partiti di estrema destra xenofobi. È quello che cercherò di discutere oggi, di spiegare che non ci sono solo delle ragioni culturali, ma ci sono anche delle fortissime ragioni economiche che vanno discusse, che la sinistra ha ignorato nelle ultime 2 decadi e che sono probabilmente una delle concause del momento di instabilità che stiamo vivendo. Al Future Forum, appunto, parlare del futuro, una parola chiave per il futuro? Direi la parola comunità.
sono stati degli episodi di livello internazionale che hanno avuto dei grossi errori madornali da parte dei media. Sì, i media hanno fatto errori di valutazione molto evidenti in più casi. Sicuramente è successo in occasione della Brexit, forse quello più clamoroso e quello più inatteso. È successo per le elezioni americane, una gran parte dei media americani che si erano schierati apertamente per Hillary Clinton e una gran parte dell'opinione pubblica americana, anche quella che aveva votato per Trump, si attendeva una vittoria di Hillary Clinton e non è successo. È capitato anche in Italia in parte, forse in parte minore, ma è successo anche in Italia con il referendum costituzionale di dicembre. Perché sono successi questi errori? Perché la capacità dei media oggi di comprendere quello che si muove nella società è infinitamente inferiore a quella di un tempo. Un po' perché i media un tempo si riferivano soprattutto ai vertici dei partiti, delle organizzazioni, dei sindacati, degli altri media, eccetera, e questi a loro volta riflettevano abbastanza bene quello che era il sentimento della popolazione e quindi dell'elettorato. Oggi questo non avviene più, c'è un distacco tra i vertici della politica, i vertici dei media, i vertici dello spettacolo, dello sport, di quant'altro, di quello che sono le organizzazioni e quello che la gente sente. In una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, questo è evidente e quindi questo distacco si trasforma poi in una incapacità di comprendere quello che accade. Nel contesto del Future Forum, una parola che identifichi il futuro? Incerto. Direttore, oggi dalla valutazione insomma, sul convegno sul Brexit, il fatto che i media hanno sbagliato a livello internazionale su diversi fronti. Hanno sbagliato perché come la politica non sono stati in grado di intercettare il fenomeno, i grandi giornali sono nelle capitali e probabilmente le grandi firme dei grandi giornali non sono state minimamente colpite dalla crisi, quindi non parlano del mondo lì, non sono in grado di interpretarlo. Da quanto è sempre emerso durante questo incontro, tanti elementi, che cosa determina questi scollamenti dall'Unione Europea? Sentimenti di pancia, pare. Ma non soltanto, c'è anche molta razionalità, si vede che il sistema non funziona, i problemi non vengono risolti, il potere finanziario è debordante, mentre le classi sociali più povere continuano a impoverirsi e i ricchi continuano a diventare sempre più ricchi, quindi ce n'è abbastanza per dire che non è un mal di pancia questo, è una giusta e al momento ben indirizzata, ben incanalata rabbia di popolo. Ripartire da una rifondazione, rivedere le cose proprio dall'inizio? Si è detta una cosa molto interessante durante la conversazione, invece di continuare ad arrovellarsi sulle critiche, potremmo rilanciare una fase costituente per rifondare l'Unione Europea, non mi pare male. Una parola che identifichi secondo lei il futuro? Messaggero Veneto.